Buongiorno, riprendiamo il discorso interrotto nel video precedente, quello che si intitola Quando si viveva con gli Elohim, dove, se vi ricordate, abbiamo fatto una rapida carrellata su questa situazione di questo periodo, il primo periodo degli Adamiti, che per me è estremamente affascinante, dicevo già nell'altro video, mi piacerebbe tanto avere una macchina del tempo per tornare. In questi secoli, secoli nei quali questi adamiti convivevano l'uno con l'altro, lo vedete dalle date, quindi ricordavo che Adamo era vivo quando nacque il padre di Noè, cioè quando nacque Lamech. Vi ricordate il discorso di Yared, il nome del quale l'abbiamo letto negli Apocrifi, e racchiuso il ricordo di una grande discesa, che era la discesa, come dice il libro che abbiamo letto nel video scorso, la discesa dei 200 cosiddetti angeli o figli degli Elohim che hanno preso delle femmine adamite, perché erano tante, e ne presero quante ne vollero per unirsi con loro, anche perché, lo ricordo, ogni volta che la Bibbia ci dice che ciascuno di questi primogeniti della discendenza adamita faceva un figlio, poi in realtà dopo faceva figli e figlie. Quindi qui abbiamo centinaia di persone, centinaia di appartenenti a questo gruppo adamitico, centinaia di maschi e femmine, anzi, col passare dei decenni, col passare dei secoli, migliaia, e quindi durante questa discesa hanno avuto buon gioco. Tra l'altro, nella durata della vita, ricordo appunto nell'esegesi ebraica che c'è scritto: prima di Avram tutti rimanevano di giovane aspetto fino alla morte. Avram chiese ad Hashem, cioè agli Elohim, Hashem è il termine col quale gli ebrei sostituiscono il nome di Dio perché non lo possono pronunciare, quindi Hashem significa il nome. Chiesero a Hashem di ricevere i segni fisici della vecchiaia, sostenendo: se un padre e un figlio sono simili nell'aspetto, come si potrà sapere a chi dei due tributare onore quando entrano insieme in uno stesso luogo? Ora capite che questo era tanto più valido nel momento in cui c'era proprio questa esistenza, questa coesistenza chiarissima, no? E quindi siamo arrivati la volta scorsa fino a Yared, che ha come primogenito Enoch. Enoch è il patriarca che un po' tutti conoscono perché è il patriarca del quale si ricorda che all'età di 365 anni se n'è andato con gli Elohim. Cioè, mentre tutti gli altri hanno avuto, lo vedete, una vita lunghissima che arrivava fino ai 930, 969, 950 anni, lui a 365 anni, senza morire, se n'è andato. E anche qui ci viene in soccorso l'esegesi ebraica, la quale dice che Enoch non morì di vecchiaia nel suo letto, ma scomparve in maniera prematura rispetto alla vita media dell'epoca. In effetti, in maniera prematura, cioè a 365 anni rispetto alla vita media dell'epoca. Ed Enoch se n'è andato. Quindi Enoch è uno dei non morti, come Elia, che se n'è andato con il Ruach degli Elohim, come Mosè, che, come ci dice Giuseppe Flavio, dalla terra di Moab è scomparso dentro una nube, quindi risulterebbe non morto. Ma il discorso di Enoch è particolarmente interessante. Ho segnato qui Genesi 5, 22 e lo andiamo a leggere direttamente come al solito nelle Bibbie che avete in casa, dove si dice: Enoch camminò con Dio. Enoch, dopo aver generato Matusalemme, visse ancora 300 anni e generò figli e figlie, come per tutti gli altri. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, lo ripete, e non ci fu più perché Dio lo aveva preso. Quindi Enoch non muore. Enoch se ne va con gli Elohim. Ed Enoch ci racconta il discorso della sua partenza.
noi lo andiamo a leggere perché è molto interessante. Siamo nel libro dei segreti di Enoch, in questa magnifica edizione della Utet, degli Apocrifi dell'Antico Testamento. In quel tempo, disse Enoch, quando ebbi compiuto 365 anni, nel primo mese, nel giorno solenne del primo mese, ero solo nella mia casa, piangevo e mi affliggevo con i miei occhi. Mentre riposavo nel mio letto dormendo, mi apparvero due uomini grandissimi come mai ne avevo visti sulla terra. E qui dice dormendo, attenzione. Il loro viso era come sole che luce, i loro occhi come lampade ardenti, dalle loro bocche usciva un fuoco, i loro vestiti una diffusione di piume e le loro braccia come ali d'oro al capezzale del mio letto. Mi chiamarono col mio nome. Io mi levai dal mio sonno, cioè lui prima dormiva, viene chiamato, si sveglia e gli uomini stavano presso di me realmente. Questo è un concetto importantissimo, talmente importante che nella nota il curatore dice realmente. L'espressione apparentemente pleonastica vuol sottolineare il fatto che ciò che accade ad Enoch in questa occasione non è una visione, ma si tratta di fatti veramente accaduti. Ora, questo è importantissimo. Come sapete, noi facciamo sempre finta. Ma se facciamo finta, lo dico ripetutamente, noi riusciamo a capire. Se non facciamo finta e diciamo che è tutta invenzione, possiamo prendere tutti questi libri e buttarli via perché non servono a nulla. Ma se buttiamo via questi, buttiamo via anche la Bibbia, e se buttiamo via la Bibbia, lo sapete, buttiamo via tutto ciò che è stato costruito sulla Bibbia. Se invece intelligentemente facciamo finta che siano fatti realmente accaduti, cioè che quando l'autore dice che questi due erano realmente accanto a lui, facciamo finta che fossero realmente accanto a lui, capiamo un sacco di cose. Tra l'altro, la descrizione che lui fa di questi due personaggi ricorda molto quella che vi ho letto tempo fa in un video quando parlavo della nascita di Noè, al quale adesso arriviamo per un particolare, dove appunto Noè appare con gli occhi grandi, splendenti, col viso bianco, il viso luminoso, esattamente come i due personaggi che qui ci descrive Enoch. E la situazione, tra l'altro, è talmente realistica che Enoch, quando dice di arrivare di fronte, diciamo, alla visione del grande capo, del signore dell'impero, qui dice ancora più avanti che il suo volto si fa caldo. Cioè si fa talmente caldo, talmente brucia, insomma, al punto che è necessario l'intervento di un angelo per raffreddarlo. E dice stare davanti al volto del re dei re, chi ne sostiene lo spavento infinito o la grande bruciatura? Il Signore chiamò dai suoi angeli uno terribile e lo pose accanto a me. E quest'angelo raffreddò il mio volto. Ora, questo sapete cosa mi fa venire in mente? Il racconto di quando Mosè, dopo aver chiesto a Yahweh la possibilità di vedere il suo kavod, Yahweh glielo fa vedere, però gli dice non lo puoi vedere di fronte, ma perché se lo vedi di fronte muori, ma se non vuoi morire ti nascondi dietro queste rocce e lo vedi dalla parte posteriore dopo che è passato, ebbene sappiamo dalla Bibbia, dal libro dell'Esodo, che dopo questa situazione vissuta da Mosè, quando lui scende ha il volto bruciato, cioè è stato vicino a questo qualcosa utilizzato dagli Elohim e al volto bruciato. E qui devo dire che Enoch, cioè questa immagine, questa situazione descritta da Enoch mi ha fatto tornare in mente quella visione di Mosè, quindi un estremo realismo. Dice avevo il volto che bruciava, e dice realmente quei due erano accanto a me, cioè si era svegliato, non era più un sogno.
Ma la frase importante relativa ad Enoch e relativa anche a Noè, che difatti non a caso ho scritto in rosso, e Noè siamo in Genesi 6,9, così lo potete andare a controllare. Si dice Noè era un uomo giusto, integro. Tra i suoi contemporanei, integro si intendeva non tanto dal punto di vista morale, ma nella concretezza della lingua ebraica, integro dal punto di vista fisico, direi fisioanatomico, direi genetico. Per il modo in cui è stato fabbricato, vi ho già letto la reazione del padre Lamech in un altro video, quindi non ci torno su, ma sentite cosa dice. E Noè camminava con Dio, cioè esattamente ciò che si dice di Enoch. Cioè questo personaggio che viene scelto dagli Elohim per essere portato in lunghi viaggi, fino a che viene portato via definitivamente da loro. E in questi lunghi viaggi Enoch riceve tutta una serie di informazioni scientifiche che lui deve annotare a beneficio dell'umanità. E Enoch in questo è sovrapponibile al personaggio dei racconti sumero-accadici di Enmeduranki o Enmedurana. Anche lui è settimo nella posizione dei cosiddetti patriarchi antediluviani e anche lui riceve dagli Anunnaki, cioè il corrispettivo degli Elohim biblici, e tutta una serie di informazioni da trasmettere all'umanità. Quindi questo Enoch, personaggio specialissimo, con questo Noè, personaggio specialissimo, di questi due si dice che camminavano con gli Elohim. Ma cosa vuol dire che camminavano con gli Elohim? Lo andiamo a vedere. Eccolo qui. Enoch, Genesi 22-24, Noè, Genesi 6,9. Qui vi ho segnato anche queste due cose perché vi faccio soltanto un cenno. In 6,18 si dice che l'Elohim dice a Noè: con te però stabilirò la mia alleanza, entrerai nell'arca tu e i tuoi figli. In Deuteronomio 5,3 Mosè sta parlando ai suoi e dice una cosa interessante. Dice: Yahweh, il nostro Elohim, strinse con noi un'alleanza sull'Horeb, cioè sul Monte Sinai. Non con i nostri padri Yahweh strinse questa alleanza, ma con noi che oggi siamo qui tutti in vita. Quindi qui noi abbiamo la chiara distinzione tra due alleanze alle quali dedicheremo un video particolare, perché la prima alleanza è fatta da un Elohim o da un gruppo di Elohim con Noè e riguarderebbe tutta l'umanità. La seconda alleanza è quella che Yahweh ha fatto in modo esclusivo attraverso Mosè con il popolo di Israele. E questa è una distinzione sulla quale varrà la pena di riflettere perché ci sono elementi molto interessanti da andare a vedere. Ma torniamo alla nostra storia. Quindi questo per il momento lo lasciamo in sospeso. Così come per il momento lascio in sospeso l'unione tra i figli degli Elohim, sto per buttare giù la lavagna, e i figli, le figlie degli Adam, perché questo poi attiene al video che farò, come da vostra richiesta fatta nella community quando abbiamo fatto il sondaggio, dei rapporti tra Bibbia e poemi omerici, e quindi ci torneremo sopra. Allora, questo camminava con Dio. La cosa interessante è questa: innanzitutto, che l'espressione usata per Enoch e l'espressione usata per Noè è esattamente la stessa, cioè qui c'è il verbo. Yitkallech, e qui c'è et Elohim, e et significa con. Elohim è il termine che sappiamo viene tradotto impropriamente con Dio. E la traduzione, sia per quanto riguarda Noè, sia per quanto riguarda Enoch, è camminava con Dio. C'è un problema.
molto interessante, molto curioso, che questa traduzione dimentica. Io ve l'ho scritta lì, ma è presente nel testo masoretico sia per quanto riguarda Enoch nei versetti 22-24, sia per quanto riguarda Noè nel capitolo e nel versetto qui citato. Quindi questa è la Bibbia Stuttgartensia, cioè la Bibbia masoretica. Tutte le traduzioni dimenticano questo. L'articolo. Camminava con... Vogliamo dire che questo è Dio? Camminava con il Dio. Ma se uno dice camminava con il Dio, che cosa immediatamente elabora nella sua mente? Cosa vuol dire camminava con il Dio? Se Dio è Dio. Immediatamente questa espressione dice camminava con il, cioè con quale? Con il Dio di chi? Il Dio suo? Il Dio degli altri? Il Dio dei cosiddetti pagani? Il Dio che gli si era presentato, come appare per esempio nella Bibbia quando gli Elohim dicono a Giacobbe: tu devi costruire un altare a quell'Elohim che ti si è fatto vedere? Capite che è con il. Ma attenzione, l'articolo in ebraico non ha distinzione tra singolare e plurale. Siccome questo è plurale, camminava con gli Elohim. E camminava, dal verbo alach, è un termine molto particolare. Cioè questo verbo, usato sia per Enoch che per Noè, è nella cosiddetta forma itpael, che è la forma riflessiva intensiva, cioè indica proprio l'andare avanti e indietro continuamente, reciprocamente. Guardate. Questa è una grammatica scritta da Menachem Artom, pubblicata a cura dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane e stampata, se non sbaglio, in Israele, a Kiryat Arba, esattamente. Tra l'altro è una grammatica alla quale tengo molto, perché è un regalo che mi ha fatto il mio insegnante di ebraico, perché mi riteneva uno studente particolarmente diligente, e quindi mi ha regalato questa grammatica che è stata scritta da appunto questo insegnante di ebreo Menachem Artom per gli ebrei italiani che volevano imparare l'ebraico, e quindi lui me l'ha regalata come dono suo personale, quindi a me è particolarmente cara. Bene, nella forma o come la chiamano qui coniugazione itpael, indica proprio l'atto del compiere un'azione in modo intensivo, riflessivo e reciproco. Cioè era proprio un andare avanti e indietro assieme. Non c'è veramente espressione che possa rendere più concretamente questo rapporto fisico continuo che questi avevano. Quindi non dimentichiamo che l'ebraico qui c'è due volte e qui c'è una volta sola quando si parla di Noè, ma l'espressione è sempre la stessa: camminava con gli Elohim. Dopodiché a Elohim ciascuno dia il significato che vuole. Io, come sapete, non lo traduco, perché nessuno al mondo sa con esattezza cosa voglia dire. Nessuno al mondo lo sa, tant'è che si inventano un sacco di traduzioni. Io dico sempre: lasciamolo così. Dedicherò anche un video ai termini che vanno lasciati così. Ma ne parleremo più avanti. Ecco, allora quindi noi siamo di fronte a questa situazione che è estremamente concreta, estremamente affascinante. Cioè in questo periodo qui succedevano delle cose bellissime e il rapporto con gli Elohim era un rapporto continuo, costante, fisico. C'erano
quelli che viaggiavano con gli Elohim, c'erano i figli degli Elohim che scendevano. Pagherei per vivere quei secoli lì, veramente, pagherei per vivere quei secoli. Quindi questo è ciò che viene fuori da queste letture. Quindi vedete, riportiamo esattamente ciò che c'è in ebraico, riportiamo anche i significati delle grammatiche ebraiche. Quindi siamo, come dire, assolutamente, assolutamente tranquilli. Tra l'altro ricordo che nel Talmud, anche qui, si dice che Noach, cioè Noè, non era ebreo. Ed è anche per questo che è importante quel patto di cui dirò poi in un video più avanti. Allora qui il discorso deve essere chiaro. Sia Enoch che Noè viaggiavano avanti e indietro con gli Elohim. E in questi viaggi, ovviamente adesso non possiamo leggere tutto perché sono pagine, decine e decine e decine di pagine, però ce n'è una che vi voglio invece sottolineare. Perché durante questi viaggi Enoch viene portato al cospetto del grande capo dell'impero, di quello che comunemente viene definito Dio. E che cosa succede? Succede questo. Succede che Enoch viene unto. E chi è che lo unge? Michele. Sapete, l'archistratega, il generale di corpo d'armata al quale ho già dedicato 3 video, anzi 4, con uno rapidissimo, brevissimo, che è stato il primo video pubblicato nel canale di 1 minuto e mezzo e al quale dedicheremo poi molto spazio in futuro con informazioni molto concrete. E allora il capo dell'impero disse a Michele: prendi Enoch e spoglialo delle vesti terrene e ungilo di olio benedetto e rivestilo di vesti di gloria. L'aspetto dell'olio era più di una grande luce, il suo unguento come una rugiada benefica, il suo profumo come di mirra e i suoi raggi come quelli del sole. Guardai me stesso e fui come uno dei gloriosi, cioè di quelli che erano al cospetto del trono del grande capo. Ora qui si introduce il concetto dell'unto, cioè il concetto del Messia. E questo avviene nel momento in cui Enoch viene introdotto alla presenza del grande capo dell'impero. E ricordo tra l'altro che Enoch in tutti i suoi viaggi, l'avevo già letto un'altra volta, ma mi piace riprenderlo anche qui in questa edizione dei manoscritti di Qumran, si dice che Enoch nel libro ebraico di Enoch sono descritti 23 specie, descritte 23 specie di carri volanti. Perché Enoch ha viaggiato molto. A Enoch sono stati spiegati quelli che noi chiamiamo i segreti dell'astronomia, i segreti dei cieli, insomma le conoscenze scientifiche che lui doveva mettere per iscritto a beneficio dell'umanità. Questo concetto di unzione, che poi si ritrova ancora nel Nuovo Testamento con il termine Cristo, Christos, che significa appunto unto, indica il Mashiach, cioè il Messia con la sua radice verbale. Ora, tutto questo ha avuto nei secoli una evoluzione a seguito della quale ha assunto semplicemente un significato simbolico, cioè, come dire, versare 2 gocce di olio sulla testa di una persona significava ungerlo re, ungerlo messia, appunto, cioè come inviato speciale. In realtà la radice verbale ha una serie di significati precisi e qui c'è questa torretta di dizionari nei quali, appunto, per esempio, questo è il dizionario di ebraico e aramaico biblico, dove questo verbo
mashah, significa aspergere, ungere, ma ungere nel vero senso della parola. Non soltanto versare due gocce sulla testa. Questo dizionario, il Brown Driver Briggs, riporta questi significati: wipe, stroke, clean, smear, anoint. Cioè il significato di addirittura strofinare, strofinare per pulire, ungere, ungere fino a imbrattare, quindi non rovesciare una goccia. Quest'altro, che è il famosissimo Strong, riporta per Mashah, to rub with oil, anche qui di nuovo, cioè dà l'idea quasi di un qualcosa fatto con una certa violenza nell'insieme di questi significati. Il Klein, che è il dizionario di etimologia ebraica pubblicato all'Università di Haifa, smash, cioè quasi colpire, spread, smear di nuovo. E infine questo dizionario, che è il Lexicon Hebraicum, Veteris Testamenti, che io uso per dei raffronti, cioè la traduzione dall'ebraico al latino dell'istituto, del Pontificio Istituto Biblico, dice in latino levo, ob levo, cioè il significato che si ricava da tutto questo è quello di un atto fisico per cui una persona viene presa, viene spogliata, viene strofinata, viene lavata, viene unta di olio. Ma viene unta di olio in modo tale da essere, risultare quasi imbrattata. È un po' come una sorta di atto fisico che serviva forse a proteggere e quindi a mantenere una distanza o comunque a mantenere una situazione asettica tra loro e l'umano che veniva portato alla loro presenza, quindi che veniva introdotto nei, adesso devo cercare la Bibbia, ah, è qui, che veniva introdotto, diciamo, nei loro appartamenti. E quindi era come una sorta di atto di prevenzione igienico-sanitario. E se andiamo a vedere che cosa c'è scritto, per esempio, per quanto riguarda l'unzione a cui si dovevano sottoporre coloro che entravano nel Tempio di Yahweh, ecco, in Esodo 30, 22, Yahweh dice a Mosè: procurati balsami di prima qualità, 500 sicli di mirra fluida, 250 sicli, cioè la metà, di cinnamomo odoroso, 250 di cannella odorosa, questa è una delle traduzioni, in altre traduzioni si dice di canna odorosa, 500 sicli di cassia, la cassia è una specie di cinnamomo, secondo il ciclo del santuario, e un hin di olio d'oliva, ne farai olio per l'unzione santa, un profumo eccezionale, opera di un profumiere, quindi deve essere opera di uno capace fisicamente di produrre una miscela che funzioni, non è soltanto un atto simbolico. Sarà l'olio per l'unzione santa. Ungerai con quello la tenda del convegno e l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi oggetti, il candelabro e i suoi oggetti, l'altare dell'incenso, l'altare dell'olocausto e tutti i suoi oggetti, la vasca e il supporto. Ungerai e consacrerai come sacerdote Aronne e i suoi figli, cioè quelli che avevano la possibilità di entrare nella parte più interna, la parte più intima del Tempio. Ora, tutte queste spezie che abbiamo letto sono spezie note per le loro proprietà antibatteriche, antimicrobiche, antisettiche. E quindi se ne mettiamo assieme a tutta questa serie di significati che abbiamo visto in questi dizionari, allora riusciamo a capire che il discorso della unzione del Messia non era semplicemente
un atto simbolico con il quale si rovesciava un po' di olio, perché anche qui vedete, da quel che vi ho letto adesso, nella Bibbia tutte queste spezie non venivano semplicemente messe nell'acqua, che sarebbe stata più che sufficiente per mettere due gocce sulla testa di una persona e per simbolicamente consacrarla, ma dovevano essere messe nell'olio perché era l'olio che consentiva a tutte queste spezie di essere sparse su tutti questi oggetti e sui corpi degli uomini che entravano all'interno del santuario. Perché tutto questo significa appunto che chi entrava doveva essere svestito delle sue vesti, ripulito anche con una certa violenza, direi frizionato, e poi cosparso di olio al punto da essere imbrattato. Ecco, questa è una delle tante cose che ci racconta Enoch, questo personaggio che come Noè viaggiava avanti e indietro con gli Elohim, e tutto questo avveniva nel corso di secoli nei quali gli adamiti, centinaia di adamiti, convivevano tutti assieme, vivevano a stretto contatto con gli Elohim, esattamente come ci raccontano chiamiamo così, i narratori dei miti greci, quando ci parlano del periodo in cui, la famosa età dell'oro, gli uomini e gli dèi vivevano assieme. Ecco, gli uomini e i cosiddetti dèi viaggiavano assieme. I cosiddetti dèi scendevano, si univano con gli uomini, i cosiddetti dèi sceglievano alcuni privilegiati, li trattavano in un modo speciale, tipo per esempio l'unzione di Enoch, li portavano con sé o affidavano loro dei compiti speciali. Questo, se noi facciamo finta che sia vero e se ritorniamo a quel realmente che vi ho letto prima, in uno di questi che non ricordo più qual è, ma non ha importanza, dice quei due uomini erano realmente accanto a me. E allora proviamo a dare fiducia a questi antichi autori. Facciamo finta che non avessero tempo da perdere. Facciamo finta che ci abbiano raccontato delle cose reali. E allora capiremo che c'è stato un periodo nel corso della storia dell'umanità in cui succedevano delle cose a volte terribili, anche sicuramente, ma altrettanto sicuramente molto affascinanti. Ciao, alla prossima!